Buongiorno amica mia e buon lunedì. Dopo questo weekend di matrimoni, quindi di lavoro per me, mi sono resa conto di una cosa da tutti i messaggi che mi avete mandato. Ma io un tutorial sul trucco sposa non ve l'ho mai fatto. Quindi oggi argomento trucco sposa, il primo perché in realtà vediamo una cosa base, cioè il trucco sposa perché vuole un look proprio classico, molto naturale. Allora, qual è la prerogativa e la caratteristica del trucco sposa in assoluto? Allora, la sposa deve avere un trucco che duri tutto il tempo, non si sposti e che resista alle lacrime. Quindi andiamo a vedere un po', ovviamente non vi faccio un tutorial da mezz'ora, ma quelli che sono i cenni importanti per chi ad esempio non è di Roma, perché si sta per sposare, chi dovrà andare a fare delle prove trucco, cose da guardare. La prima cosa che dovete fare è una buona idratazione della pelle. Io ad esempio utilizzo sempre questa sorta di siero prima sulle spose, che è un siero, cioè scusate, non è un siero, è un trattamento riossigenante. Ovviamente contorno occhi, possibilmente drenante e defaticante. Non sottovalutate la parte della preparazione della pelle, perché una buona preparazione dà anche un mantenimento maggiore del trucco, che è un trucco molto, ha delle caratteristiche importanti, quindi deve resistere tanto, è sfotografico, quindi tanti accorgimenti vanno fatti. Ovviamente, ad esempio, sull'occhio il primer lo metto. Qual è l'altra caratteristica del trucco da sposa? È di essere un trucco fotografico, quindi abbandoniamo l'idea di glitter e brillantini sparsi sulla faccia perché questo può dare fastidio proprio a livello di foto. La base dovrà essere molto, cioè coprente, ma non di quell'effetto cerone. Quindi io di norma utilizzo un fondo, cipriato, quindi a finitura opaca, ma lo mescono con all'interno un po' di siero per renderlo un po' più elastico. Vedete già la coprenza è alta. Vado a passare praticamente di fondotinta due colori, vale a dire mi faccio il contouring già col fondo. Deve essere sempre un effetto abbastanza naturale, perché ricordatevi, è vero che ci deve essere un effetto fotografico, ma il trucco da sposa viene visto anche dal vivo. Quindi la cosa più importante è che voi vi riconosciate e ogni tanto do una spruzzata di fissativo che in questo modo faccio permeare all'interno del fondo per renderlo ulteriormente più resistente. Vedete, paradossalmente la correzione del contouring si legge ma non rimane troppo carica. Deve sembrare una base fresca, riposata, luminosa, ma non deve leggersi pesante. Ah, il correttore me lo mescolo sempre con un po' di arancio per togliere quell'effetto di affaticamento che ci può essere. Se ve lo state chiedendo, ovviamente non vedete Fedi, no, io e Fabio non siamo sposati. E vi anticipo quella che sarebbe la domanda: perché? Perché prima volevamo farlo e è arrivato Scagno, poi volevamo farlo e abbiamo trovato casa, poi volevamo farlo e è arrivato Aurelio. Quindi ora vediamo. Fatto tutto questo, ovviamente dovete andare a incipriare. Vi consiglio in questo caso di scegliere polveri libere perché il fissaggio è un pochino più forte. Anche perché calcolate ovviamente che di norma i matrimoni in che periodo vengono celebrati? L'estate. E quindi il caldo e la sudorazione di conseguenza vanno tenuti sotto controllo. Vedete l'effetto? È una base super compatta, sembra un foglio bianco, però non risulta troppo troppo carico. Un pochino di contouring in polvere lo vado a fare, ma super leggero, perché fotograficamente ricordatevi che il trucco scarica, quindi quello che voi vedete dal vivo sarà più pesante di quello che viene percepito in foto. Quindi diciamo che dobbiamo arrivare a raggiungere un buon compromesso tra come le persone vi guarderanno dal vivo, ma anche per come verrà l'effetto appunto in foto. Sull'occhio colori satinati sì, ma non troppo brillanti, soprattutto se vi sposate di mattina con la rifrangenza del sole sarebbe troppo carico. Quindi io in questo caso mi passo intanto un colore luminoso, ma satinato. Su quale gamma cromatica andrò? Allora, tenete conto che il trucco si dovrà ovviamente abbinare, per dire, anche ai fiori. Quindi, se avete un bouquet che va sui toni del rosa, ovviamente non potete fare il trucco arancio e viceversa. Quindi deve essere qualcosa che rientri nei toni di quello che avete dato al matrimonio.
Ricordatevi anche che i colori caldi, quindi tutto quello che ha il rosso dentro, quindi marroni caldi, colori cioccolato, fotograficamente vengono letti meglio. Questo è un trucco dove non posso andare a truccare di certo col polpastrello. Allora, per questo tipo di trucco io utilizzo sempre, esclusivamente come base per gli ombretti, gli eyeliner, quelli waterproof sfumabili. Allora, questo nero lo vado a passare soltanto tra le ciglia. Ma prima che si asciughi con gli ombretti, vado a sfumare la bordatura. Io non sono da classica sfumatura di rosati, mi rimarrei più su toni neutri, però potete farlo tranquillamente anche con i rosati, io lo faccio con dei toni abbastanza naturali. In questo caso opachi. Perché? Perché il trucco da sposa praticamente è un trucco fotografico. E quindi dovete fare tutte quelle sfumature per creare l'effetto tridimensionale. Più o meno forte, non dipende appunto da come lo passate, ma dal colore che andate a scegliere. Io in questo caso sto usando questo che è un colore ombra e quindi l'effetto sarà molto molto naturale. Anche la sopracciglia sarà fondamentale, perché appunto sarà la cornice del vostro sguardo, tutte le foto e le emozioni traspariranno da lì. Quindi la sopracciglia va colorata non bene di più. Un piccolo consiglio, perché a volte non ci si pensa, quando andate a fare la prova del trucco del matrimonio, anche dei capelli, cercate di mettervi una cosa chiara. Vedete, io oggi sono proprio vestita di bianco, perché se andate con una cosa troppo scura vi altera completamente l'effetto. E una cosa utile è far coincidere la prova di trucco e capelli con una delle prove del vestito per poter valutare l'effetto complessivo. Perché un conto è vedervi vestite, cioè truccate e pettinate da sposa con magliette e jeans. Vi potrebbe sembrare molto strano. Con l'abito vi assicuro che è tutto un altro effetto. Lo vedete contestualizzato? Un po' di colore sulle guance, mettiamolo. Facciamo finta che ho il bouquet un po' rosato. Consiglio che mi vedete fare spesso: con lo stesso tono scaldate la sfumatura. Prima di truccare il sotto dell'occhio e di mettere le ciglia, passo il mascara. Mi raccomando, assolutamente waterproof. Mascara sotto no, perché per quanto sia waterproof, quando tamponate col fazzoletto potrebbe rovinarsi. Sotto vado con un minimo di ombra. Sfumo soltanto la parte qui esterna per fare l'occhio un po' più grande. Se volete utilizzare l'illuminante, ma una punta solo qua e anche un colore che risulti, vedete, si nota la perlatura, ma risulta molto pelle, cioè non è troppo bianco. Ciglia, sarebbero meglio quelle a ciuffo. Ciglia, sì. Labbra molto delicate. Le labbra, scegliere sicuramente un effetto di tinta, così se baciate lo sposo non lo sporcate. E ora direi che do una sistemata al volo i capelli. Piccolo accessorio, così diamo proprio la parvenza di sposa. Ho aperto la valigia che avevo ieri dei matrimoni. Spero vi possa essere stato utile, ne faremo anche altri. Questo è, vedete, trucco da sposa. Ma sono gli accorgimenti base che quando andrete a fare una prova trucco cercate di riscontrare che vengano fatti. Vi auguro una buona giornata, buon weekend, buon lunedì, buona settimana. Ora vado a farmi vedere.